Giornalista del gruppo Quotidiani Live, Marsica Live, Abruzzo Live, si occupa di cultura in particolar modo, è responsabile, poi hai all'attivo, ciao Francesco Ipervelocizzaro, ha cominciato intanto a dire un po' di cose sul tuo conto. Buonasera a tutti, buonasera Vezzano. Soltanto per citare qualche successo, Polvere di Lago, Il principe del lago, soltanto alcune delle tue perle, ma davvero hai tanti progetti ambiziosi e sei davvero un grande appassionato, un grande promotore di questa terra. Te lo dico anche quando ci sentiamo informalmente che sono tuo fan. Sì, assolutamente, grazie Luca, tu sei sempre troppo gentile con me, grazie a tutti, grazie a Serena. Io volevo ringraziare tutti quelli che sono qui questa sera, soprattutto le autorità e chi insomma ha organizzato questo meraviglioso premio, per cui l'architetto Fallocco del premio D'Angiò. E tutti i componenti al centro studi D'Angiò. Grazie. Tra l'altro Serena, per questo signore qui, per questo bravo ragazzo, abbiamo coniato un riconoscimento che porta con fierezza il nome di un'importante realtà commerciale di questa terra, il centro commerciale I Marsi. Con noi il direttore Pietro Di Massimo. Direttore, raggiungici pure, grazie. È un riconoscimento insomma che vuole essere un'evidenziazione della marsicanità, dell'appartenenza, conferenza a questo popolo e a questo territorio. Direttore, mi sembra Carlo Conti con i capelli non tinti, è abbronzatissimo Pietro Di Massimo, eh? Abbronzatissimo. Buonasera a tutti. Buonasera a lei, benvenuto. Allora, un riconoscimento speciale, tra l'altro, lo vedremo tra pochi istanti, rappresenta proprio quanto è stato e quanto è rinvenuto quando si stava scavando per realizzare il centro commerciale di Marsi. Lì c'è una bella isola archeologica che ogni tanto viene anche visitata, ci sono delle visite, certo. E poi avete pensato appunto di farlo diventare anche un emblema, un riconoscimento, e noi siamo contenti di poterlo conferire a Francesco Proia. Direttore. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a Vezzano, buonasera a tutti i personaggi qui illustri, e personaggi politici e civili. Grazie per essere qui presenti. Vorrei parlare di questo premio, che questa sera il Centro Commerciale Marsi, che io rappresento, che gestisco da 10 anni, conferiamo a Francesco Proia. Grazie. Marsicanità. Con i tuoi libri, Francesco, ci hai in una forma diversa, in una forma romanzata, ci hai portato dentro la nostra Marsica e ci fai sentire più marsicani. Che altro ti voglio dire? Il nostro premio, ecco, me lo farei. No, io pensavo che dici, ma senti, ma tu sei cliente del centro commerciale di Marsi? Sì. Sì, lo so, no, Francesco è un mio cliente, viene con la signora spesso. Io scherzo, te lo so, l'ho anche incontrato al centro commerciale di Marsi. Direttore, che ti aiuto, semmai intanto allora ti faccio d'asta per microfono mentre tu puoi porgere anzitutto. Allora, il premio è appunto un mosaico policromo che è stato rinvenuto lì al centro della sala principale dello scavo archeologico. Si indicava il centro. Perfetto, rappresenta una vittoria alata sopra a una bica trainata da due fieri cavalli. Questo premio lo diamo a Francesco con tanti auguri di una futura vittoria alata. Su tutti i campi, il riconoscimento del centro commerciale di Marsi a Francesco Proia. Volevo aggiungere una cosa, prego, se è possibile. Prego. Oggi abbiamo letto anche sui giornali, con il gruppo Quotidiano Live, abbiamo visto che insomma c'era una piccola diatriba su questo premio, Scurcola Vezzano, Vezzano Scurcola e così via. Già l'abbiamo detto, mi riallaccio a quello che ha già detto l'assessore di Scurcola. Facciamo a cappelle per risolvere ogni problema. Ogni problema, metà strada. Il discorso è questo, è semplice, non dobbiamo andare sul campanilismo e scegliere dove fare qualcosa. Oggi Avezzano è la capitale della Marsica, Scurcola ha fatto, il sindaco di Scurcola, e mi congratulo con il sindaco di Scurcola, ha fatto una scelta coraggiosa. Ha fatto una scelta coraggiosa perché togliere un premio a una città come Scurcola e darlo ad Avezzano è una scelta coraggiosa. Nel tempo, io sono appassionato di storia, pagano le scelte coraggiose. Faccio un appello a tutti i politici che sono qui. I politici che sono qui devono, spero, faccio l'augurio al nuovo sindaco De Angelis, sperano che facciano delle scelte scomode, perché attraverso le scelte scomode che si va avanti. Noi abbiamo visto il premio Carlo D'Angiò, che ha avuto una, dopo la battaglia di Tagliacozzo, ha rovesciato le sorti d'Europa. La stessa cosa possiamo fare noi con delle piccole scelte. Un documentario che ho visto l'altro giorno, semplicemente dicevano che prima si parlava del Regno delle Due Sicilie,
immaginate che dirlo così è noioso, poi con i romanzi riesce molto più semplice, ma immaginate che la sola Palermo aveva i ricavi dell'intero regno dell'Inghilterra. Quindi stiamo parlando di una storia che abbiamo, e qui nella Marsiglia la nostra storia è millenaria e abbiamo ancora tantissimo da fare. Mi riallaccio anche alla senatrice Pezzopane che ho visto prima, alla presentazione del romanzo ambientato all'Aquila sul Il Nido della Follia, al manicomio di Colle Maggio. Qui l'Abruzzo è pieno di belle storie da raccontare, e se riusciamo a farlo in maniera coraggiosa, una volta facevamo tremare anche Roma quando ci siamo messi tutti insieme. Vero. Quindi se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a portare a casa obiettivi importanti, e siamo marzi, non marzicani. Però ho visto che la Maria Olimpia Morgante trasecolava, è un passaggio momentaneo. Che ieri aveva il premio così, insomma, è un premio itinerante. Fabrizio, tutto quello che hai detto lo sottoscriviamo. Grazie, Serena, Francesco. Grazie mille. Troia, grazie. Francesco, complimenti Troia al direttore. Grazie. Che è una persona straordinaria, con un coraggio, una determinazione, una grinta, perché il centro commerciale Marsi è una grandissima realtà complessa da gestire. Io spesso vado a trovarli per tanti eventi, è bravissimo. L'applauso non solo al direttore del centro commerciale, ma anche a tutte le attività affidato a lei. È vero, è vero. Grazie di cuore. Oltretutto, gli esercenti. Oltretutto, ecco, io sono originario di Scurcola, vivo ad Avezzano, pertanto sono felicissimo di questa serata. Mi complimento con il presidente Lorenzo Fallocco, che come sempre molto lungimirante ha mirato in questo gemellaggio Scurcola Avezzano, ma in qualcosa che sarà ancora migliore nei tempi, almeno per quello che ho avuto modo di vedere prima. Veramente complimenti Lorenzo, siamo veramente nelle tue mani e contiamo nella nostra marsica, nella nostra marsicanità a migliora. Può tornare sotto l'ombrellone, direttore, grazie. Sicuramente. Mi è abbronzatissimo. Guarda, io adesso sono invidiosissimo. I miei bimbi mi stanno aspettando. Lo so, Silvi e adesso e tua moglie, che ti prego di salutarli. Grazie, direttore, grazie. Grazie. Ciao Francesco, grazie, Francesco. Direttore, ti aspetta una bella grazie ragazza. Davvero, qui, buon lavoro, grazie a Francesco Proia, grazie. Ti aspetta.